Wow. Bravissima. Eccola qua. Bravissima. Ah, bravissima. Brava. Unlock your full potential at Crack Addicts. Oggi siamo in compagnia di Elisa che ci spiegherà qual è il problema. Dici tutto? Il mio dolore alla spalla che mi prende tutto il braccio e non dormo di notte. Bene, da quanto tempo ce l'hai? E la vita. Una vita più o meno? 10 anni. 10 anni. Fai che lavoro? Barista. Ok. Senti scosse elettriche anche durante il giorno o solo durante la notte? Durante la notte di più, durante il giorno alcune volte, tipo adesso che vivo sulla borsa. Ok, le dita, tutte le dita formicolano di dolore o soltanto alcune delle 5 dita? Quali? Primi tre? Quindi questo qua. Le centrali, ok. Mettiti seduta che ti faccio qualche test. Seduta, sì, gambe di qua. Vieni un po' indietro. Allora, se ti schiaccio il collo verso il basso. Hai dolore, fastidi, tensioni? Ok. Fastidio qui. Se ti inclino, peggiora, migliora uguale. Se ti inclino di qua, peggiora, migliora uguale. Forse un po' peggiore. Ok. Tutti i giorni c'è questo dolore? Sì, forse 6 giorni su 7. Spingi verso l'alto, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro, giù le braccia. Dimmi se mi sento uguale destra e sinistra. Senti più a destra o è uguale? Sì. Uguale. Davanti, senti più a destra, senti più a sinistra, uguale? Sinistra. Ok. Qua hai dolore? Direi di sì, qui Ma sì. direi di sì. Qua hai male? Di meno. Qua hai male? No. Qua hai male? No. Qua hai male? Qui? Ok, Sì. tu ti alleni? Sì. Cosa fai? Palestra, sala pesi e nuoto. Quante volte a settimana nuoto e quante volte a settimana palestra? 3 volte nuoto e 1 volta sala pesi. Sei seguita da un personal o... In teoria è seguito da un personal, però ormai so già le mie attrezzature le faccio da sola. Ok. Corpo libero non l'hai mai fatto? No. Solo pesistica. Male, Sì. eh? Questa mano mettila dietro il collo. Brava. Giù quella sdraiata, morbidissima. Se senti rumore non ti spaventare. Giù il collo, inspira, fuori l'aria. Ok, torna al centro. Inspira, fuori l'aria. Ok, vai tutta più su. Fammi 5 bei respironi profondi. Bravissima.
Gira sul fianco verso di me. Vieni più vicina. Vieni, 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 vieni. Ancora col sedere, non con le spalle. Ok. Hai fatto interventi nella vita? Giù, 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 giù. Dentro bene l'aria. Fuori. Fianco destro. Vieni più vicina. Ok, sempre col sedere bene. Vieni, vieni, vieni. E spalle no. Perfetto. Uno. Due, raddrizza, questa dritta, così, brava, questo a me, il collo stavolta lo giri di qua, brava, no, bravissima. Ok, cominciamo a ragionare adesso, eh? Ma di testa non ce l'hai mai? Sì. Sì, spesso. Ultimamente spesso. Dove lo senti? Davanti? Lo senti ai lati? Lo senti dietro? Allora, qui e Ok. qui. Ok, porti gli occhiali? No. Ci vedi bene? Sì. Non ci vedi sfocato? Di notte il tipo il semaforo, il verde e il rosso non ti dà fastidio? Ok. Stai morbida, eh? Fa impressione, vero? Morbida, morbida. Serri tanto di notte? Serri tanto di notte? Senti forte i denti? No? Non ti svegli con dolore mandibolare? No. Oh, bella tesa, eh? Quante ore fai al giorno di lavoro? Sempre in piedi? Barista, giusto? Allora, mettiti seduta con le gambe verso la scrivania, ti girerà un po' la testa, quindi non preoccuparti. Adesso facciamo un quiz ai nostri follower. Ti dice nei commenti se secondo voi ha un'ernia o no. Giusto? E ride. Scrivetelo nei commenti, vediamo chi ci azzecca. Guarda dritto, avanti a te. Braccio lo tieni fermo così, io Ok. spingo in giù, tu resisti alla spinta. Pronta? Vai. Hai male? Ok. Sì. Ni, dove? Qui. Ok, inclina il collo. Stessa cosa, resisti? Hai male? Male Fastidio, fastidio. ok. Allora, mano? Sì, gira. Molle, molle, molle braccio, lascio giù, bello molle, bravissimo. Molle,
onde. Se non di più. Sì. Mano sul fianco, qua, un po' più in alto, mettilo qua, bravo. Quando te lo dico io, mi dai una bella gomitata all'indietro, okay. Un colpo secco molto forte, Pronta? Sì. Vai, bravo. Molto. Direi, ma vero, Non ti prendi in giro. Il collo avevi un po' paura che ti tendevi un po', però nella norma e quindi ti direi promossa. Super super morbida, che adesso questo è un po' fastidioso ma dura poco. Molle molle, brava. Inspira, fuori, inspira, fuori. Ok, rifacciamo. Molle molle, inspira, fuori, inspira, fuori. Ok, braccia dritte, guarda dritto un punto fisso, spingi verso l'alto, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro, un bel respirone, fuori, un bel respirone, fuori. E l'ultimo respirone. E fuori. Ok. Girati verso la finestra. Ti sposto i capelli, braccia lungo i fianchi. Allora, vediamo un po'. Fai un bel respirone. Fai un bel respirone. Fai un bel respirone. Vai a toccarti la punta dei piedi. Torna su, gira il collo a sinistra, dimmi cosa vedi di me, mano gomito spalla, mano gomito spalla viso, anche spalla, viso no? Sì, vero. Ok, gira a destra, stessa cosa, mano gomito spalla, viso no? No. Ok, tu hai dolori al collo, fai qualche tensione? Ok. Allora sistemiamo anche quella. Mi fai una bella respirazione così. Ma così. Ok. Allora piega il collo in avanti. Vai giù. Giù. Bravo. Torna su. Giù ancora. Torna su. Piede pancia in su, qua in male? No. 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 Qui in male? No. Un respirone? Fuori. Un respirone? È andata bene in realtà, quindi fortunatamente. Sì, no. Eri in salto o eri fermo? No, no, era fermo e impazzito da fermo. Ah, ok. Sì, sì, cioè era proprio fermo. Meno male. Meno male che eri in salto. Era da mai fatto? Ogni tanto ha questo comportamento il cavallo o la prima volta? No, ce l'ha raramente, però quando ce l'ha si impegna. Sì. Dov'è che hai sbattuto l'anca? Qua, cioè... Anche qua grosso e via? Sì. Ok. Hai messo il ghiaccio, hai messo qualcosa? No. Soffri di mal di testa? Ultimamente. Un po' di stress, mi sa che di grimento. Sì? Porti bite? No. Stesso dolore o di qua diverso? Ok, qui? Sì. Stesso dolore o di qua diverso? Molto meno. Ok, quindi molto di più a destra.
Allora, piglia pancia in giù. Allora, vediamo un po'. Se comprimo questo punto è dolore? No. Questo punto? No. Questo punto? No. Questo punto? Bruci. Questo punto? No. Ti svegli già con la tensione la mattina o ti viene durante la giornata al collo? No, mi viene durante il giorno. Quindi la mattina non ce l'hai? No. Male? No. Male? Un pochino. Male? Non molto. Lega. Dimmi se hai dolore. No. Dimmi se hai dolore. No. Va bene, allora cominciamo a dare un po' di cosette, cosa dici? Vieni più in alto. Cominciamo dal collo. No, sulla testa, sposti i capelli che. Pronta? Senti un rumoraccio, non ti spaventare. Bravissimo. Vieni più qua. Vieni più giù. Scendi, 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 scendi. Fuori l'aria. Inspira. Fuori l'aria. Vieni tutta più in questo lato qui. Scendi dalla gamba, brava, morbida, tieniti sul lettino, ok, vai un po' più in alto col busto, brava, ecco qua. Ok. Girati sul fianco, fianco di qui. Uno, due, gomito, gomito, testa rivolta verso l'alto, inspira, lascia il braccio molle, fuori, ecco qua, gira di qui, gira giù, testa questa volta così, inspira, fuori. Ok. Ora, tutta più su. Respiri, poi è rimasto sotto il cavallo. Ok. Cioè, sono caduta con la vecchia cavalla. E poi ho questa articolazione qua. Che... Sempre con una caduta a cavallo? E poi è rimasta sotto il cavallo? Sì, sempre perché così. Cioè, è ribaltata e io ero sotto. Hai avuto una frattura, hai avuto una distorsione, cos'è? No, ho avuto una grossa contusione con un edema bello ampio e una pasta. Peso del cavallo, te lo ricordi? Cosa? Il peso del cavallo? Sì, molto bene. Quanto pesava? 580 kg. Su un piede. Perché diciamo. Era piccolina, eh? Bene, meno male che era piccola. Vai tutta a sinistra. Sempre la stessa cosa prima. Mano. No, male. Ok. Torna al centro. E metti il piede sul capo. Dimmi se ti gira la testa. No. Ok, allora, mano sui fianchi, un pelo più in alto, ok, allora, adesso, come te lo dico io, mi dai una bella gomitata all'indietro, un colpo secco, forte e veloce, pronta, vai, pronta, vai, ti parte, ok, giù.
Un bel respiro. Fuori. Un bel respiro. Un bel respiro. Ok. Mobile, mobile. Mobile, mobile. Oggi devi andare qua, no? No, oggi non. Meglio perché dopo il trattamento c'è un assestamento, quindi se vai rischi anche di avere un po' più di dolore post trattamento. Oggi domani un po' di fastidio, prova a posto. Mettimi un po' di ghiaccio sul punto, dopo ti dico quanto e come mettere. Gambe di qui. Sedere un po' vicino a me. Mani unite, dietro al collo. Chiudi i gomiti. Un po' più in basso. Ok. Giù la testa. Bravo. Appoggiati a me. Inspira. Fuori l'aria. Torna su. Gambe di là. Come prima. Dai, ci siamo. E se la brava. Vediamo un pochettino, adesso ti farò un'analisi posturale, eh? Quindi ti guardo un attimino tutto, vediamo di capire dove il tuo corpo è un po' in difficoltà di movimento, vuol dire che meccanicamente c'è un ostacolo, un rallentamento che non permette in quel punto o in altri di farti funzionare, tra virgolette, in maniera corretta. Quindi farò un po' di test e vediamo un attimino cosa troviamo. Mi fai un bel respirone profondo? Ok, più profondo riesci? Brava. Ok, vedi che a sinistra mi apro molto bene e a destra rimango un pochettino vincolato, non so se riesci a percepirlo. Guarda, respira. Io ho un buon movimento a sinistra e qui a destra non si muove, quindi c'è qualcosina che sta lavorando male. Un po' tesa sei, ma neanche più di tanto. Che lavoro fai, mi hai detto? Ma sono studentessa. Ok. E... mi sembra posture molto strane sulla scrivania. Esattamente. Ok. Allora, Tiziana, ti faccio piegare il collo in avanti, metti le mani dietro la testa e poi ti pieghi in avanti con il corpo, vai. Ok, torna su. Giù. Ok, torna su. Ti faccio sdraiare a pancia in alto. Piega. Stai bella morbida. Se tiro hai dolore? Se comprimo hai dolore? No. Zero? No, zero. Ok. Ti capita che magari anche quando comunque carichi, che dicevi ti faceva male, non so, la scala, ma cambiando scarpa non ti fa male o ti fa male sempre quando lo carichi questo ginocchio? A volte cambiando scarpa. Ok. Scarpe più dure ti fa male o scarpe più morbide ti fa male? Scarpe più dure. Ok. Evidentemente non ci sono problemi a livello del ginocchio, ma semplicemente il fatto che ammortizzi di meno dal piede lo schiaccia un po' di più. Okay. Avendo magari un poco muscolo, se tu fai o un po' più di muscolo o ammortizzi da sotto, ti va a togliersi da solo il problema. Mangi bene, mangi male? Così così. Così così. Però sei sincera, dai, questo è da apprezzare. Sei molto elastica, eh? Sì, come dicevo anche da piccola. Sì? Sì. Dammi le braccia. Morbida, morbida, muovo io. Ok, giù. Sport, mi hai detto, cosa fai? Facevo pallavolo e nuoto. Sì. Da giovane. Ok. Adesso trekking in montagna, quindi. Ok, ti piace camminare? Sì. Inspira, fuori, ok, super morbida, strano? Abbastanza, sdraiati a pancia in su, beh però sei stata brava, eh? Bella rilassata, non hai fatto resistenza. Super morbida, bravissima, ok, super morbida,
Braccia lungo i fianchi. Se comprimo questo punto, hai dolore? No. Se comprimo questo punto, hai sì. Un po' sì. Ok. Se schiaccio e comprimo, va a calare o è uguale? Un po' più intenso. Allora, vieni sul fianco verso di me. Ok. Ok. Lascia cadere il ginocchio e non preoccuparti che non cadi. Giù, giù, giù. Brava. Inspira. Fuori. Bravissima. Fianco destro. Braccio a me. Inspira, fuori, sei brava, eh? Qua hai dolore? Sì, un po'. Qui hai dolore? Mm-mm. Hai spesso mal di testa, mi dicevi, vero? Sì. Con spesso cosa intendi? Quasi tutti i giorni? Allora, no, quasi tutti i giorni no. Però quando ci sono eventi di forte stress, sì. Quindi è legato magari anche allo stress o esami che devi fare in università? Sì, okay. Cose che devo gestire magari. Ok, sei molto emotiva? Sì, sono okay. Attenta molto. Ok. Brava. Allora, vieni un po' più in qua. Braccio a me, braccio a me. Stai morbidissima, inspira. Alza la testa a me. Su, 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 stacca il lettino, brava. Fuori l'aria. Aspetta. Ok, inspira, fuori. Inspira, fuori. Come scrocchietti, eh? Torna al centro. Benissimo. Allora, mettiti seduta con le gambe verso la scrivania. Ti faccio mettere la mano sul fianco. Così? Sì, un po' più in alto. Quando te lo dico io, mi devi fare un movimento molto forte e molto veloce verso il dietro, come se volessi tirarmi una gomitata. Ok. Ok, solo quando te lo dico io. Stai bella pronta. Vai. Ok, bravo. Bravissima. Anche di qua, stessa cosa, un po' più giù, pronta, vai, eccola qua. Mi sento fastidio. Ok, qui è dolore. Un pochino. Sdraiati a pancia in su ancora. Stai bella morbida, eh? Inspira, fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria. Perfetta. Facciamolo anche di là. Piega. Inspira, fuori. L'ultimo. Ok. Seduta. Gambe di là. Allora, ti ho tolto tutto quello che ho trovato a livello meccanico di problematico, quindi adesso ti sentirai molto più leggera. Magari un pochettino di fastidio lo avrai in questi giorni perché ti ho tocchicciato un po' ovunque, quindi abbiamo richiamato un po' di infiammazione. Girati verso la finestra. Hai qualcosa da segnalarmi? C'è qualcosa che vuoi dirmi? Qualche dolore particolare? Come sempre un po' la zona della cervicale. Ok, non scende? Un po'. La fascia non ce l'hai, c'è sempre verticale, anche sotto, ok.
Ma di testa nausea non ne hai? Un po' di mal di testa. Da quanto? Ieri quando tutto il computer mi spediva. Ok. Ma se ti porto indietro? Sì, mi fa malissimo qua davanti. Ok. Quando ti porto indietro, dietro dove ti fa male? Qui. Ok. Allora, piega il collo in avanti per giù toccarti la punta dei piedi. Torna su. Torna su. Mettiti seduta. Piega il collo in avanti e piegati in avanti. Torna su. Giù. Su. Male così? Sì. Male così? Sì. Ok. Male qui? Lontano. Male qui? Di più. Ok. Sì, anche qua. Ok. Vieni a pancia giù. Testa nel buco, braccia dietro. Dolore? Sì. Dolore? Poco. Quindi più questo? Sì. Dolore? Sì. Più questo? Più questo. Ok. Se comprimo questo punto, questo è uguale di più o di meno? Di meno. Di meno, cioè di più rispetto a quello di prima. Ok, quindi meglio con questo qui? Sì. Ok. Se comprimo questo punto? Meno. Questo punto? Meno. Ok. Qui è dolore? Poco. Qui? Di più. Qui? No. Sì. Qui tanto. Questo scende uguale? No, fa male. È uguale. Se comprimo qui, questo scende uguale? Scende. Se comprimo qui, questo scende uguale? Scende. Ok. Vediamo anche di qua. Male qui? No. Qui? Poco. Qui? No. Ok, quindi peggio comunque a sinistra. Sì. Devo riprendere a ottobre, però questo periodo no. Ok. Morbida. Meglio peggio uguale? Meglio. Meglio peggio uguale? Male. Devo togliere attenzione anche qua. C'è un po' conciato oggi? Te l'ho detto. Allora, metti le mani in su. Qui, hai male? Un po'. Qui? Sì, un po'. Qui? Sì. Qui? Meno. Mi è molto rigido oggi, eh? Hai camminato, hai fatto qualcosa, hai fatto camminate importanti, no? Importanti non ho fatto quel camminare, non ho niente di... Esatto. Le due sette camminate lunghe.
Morbidissima, lasciando la gamba. Gira sul fianco, verso di me. Piega bene. Lascia cadere la gamba. Morbidissima. Inspira. Fuori l'aria. Ok. E una. Vai sul fianco di qui. Braccio qui. Gamba. Così. Inspira, fuori, pancia in su. Allora, piega le gambe, alza il bacino, brava, giù, su, giù. Ok. Ti fa male? Sì. Sei stratesa. Allora, vieni un po' più qua. Braccio. Inspira. Fuori l'aria. Inspira. Fuori l'aria. Fatto un bel rumoraccio. Sì. Se ti allungo così, sollievo o non senti nessun beneficio? Differente. Se ti accorcio? Mi dà un po' fastidio. Ok. Ecco, lì mi fa male. Che ti dà fastidio? Anche lì. Qua anche. Qui? Sì. Peggio. Qui? Meno, però è fastidioso. Quindi questo è il peggiore? Sì. Ok. Così diminuisce o rimane uguale? No, fa male. Ok, così diminuisce o rimane uguale? Diminuisce. Questa è super morbida, eh? Brava. Morbida, morbida. Sei croccante oggi. Ero bella. Ah sì. Incasinata. Abbiamo azzeccato il giorno. Fammi due bei respironi a bocca aperta, belli profondi, brava, fuori. L'ultimo. Fuori. Ok. Infatti, c'è una cosa che non ti fa male oggi. Ti puoi divertire. Esatto. Vieni quando smetto di girare. Sta diminuendo. Ok, vieni quando non giro più. Ok. Gambe di qui. Sedere vicino a me. Braccia incrociate. Testa di qua. Appoggiate a me. Inspira. Fuori l'aria. Giù, 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 giù. Brava, giù, giù, bene. Ok. Torno seduta. Sconciato oggi. Non lo so.
Sarà la ripresa del lavoro. Potrebbe essere. Stai sicuramente tutto il giorno al PC. Vabbè. Un bel respirone. Fuori l'aria. Un bel respirone. Fuori l'aria. Braccio. Morbida, morbida. Non mi odiare adesso, eh? Ok. Piega il collo avanti, torna indietro, guarda in su, porta indietro, brava, giù ancora. Vai e giù. Anche di qua, vai. Torna su, giù, su, giù e su. Allora. Fastidio? Sì, fastidio. Allora. Gira il collo a sinistra. Gira il collo a destra. Torna al centro. Se cervicale oggi chiedi pietà. Ecco, infatti, per chi è arrivato fino a qui, scrivo la parola i miei commenti cervicale che è appropriata. Se ti inclino di qui, è meno dolore o uguale? Di più. Quindi se ti tengo ferma qua e inclino è peggio? Sì. Ok. Fai un bel respirone, bocca aperta, trattieni. Peggio o meglio? Meglio. Ok, fuori l'aria. Vieni a pancia in su che ti faccio l'ultima tecnica e ci siamo. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira, fuori, dentro, ok, seduta, ti rigira la testa, quindi te la mani buona, dimmi quando va via il giramento, Ok, dimmi la stessa volta. Ok, allora direi che ci siamo, ti ho fatto un bel resettino, oggi insomma sarei un po' infastidita, ma vedrai che poi va meglio, torni nuova. Normale, grazie. Abile arruolata. Ultimo respirone, fuori. Okay. Girati verso la finestra. Sportiva o non sportiva? Sportiva. Cosa fai? Palestra. Ok, da quanto tempo? Da quasi un anno. Stretching lo fai? Ni. È un no, quindi ok. Allora, al collo in avanti, brava, vai, giù, scendi, 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 torna su. Mettiti seduta al centro del lettino qua. Ok. Braccia dritte. Così. Spingi verso l'alto. Spingi verso il basso. Spingi verso il fuori. Spingi verso il dentro. Vieni più indietro col sedere. Vieni più indietro. Bravo. Allora. Liberare un bel po' di cose allora. Fai conto che normalmente si deve arrivare a vedere metà viso. Quindi qualche blocco meccanico sicuramente lo troveremo, lo eliminiamo e vediamo poi dopo il trattamento se migliora la rotazione. Tu guidi tanto? Fai tanta, sei tanto seduta?
emicrania, dolore alla testa, niente. Nada. Ok, allora senti un po'. Vieni a pancia in su, testa di qua. Brava, un altro. Dentro bene l'aria, inspira, fuori. Buono, aspettavo peggio. Sei comprimo, hai dolore? Sei comprimo, hai dolore? Sei comprimo, hai dolore? No. Dimmi se ti faccio male in qualche punto. Qui. Questo? Sì. Qui no? No. Qui sì. Ok, Sì. ora. Questo sulla coscia scende o rimane uguale come dolore? Rimane uguale. Rimane uguale. Se comprimo qui e poi ti ricomprimo qui, scende uguale. Uguale. Scende uguale. Sì. Scende uguale. Sì. Ok. Buono, è proprio il collo che c'è un po' qualcosina Sì, che il non va, collo sì. si è. Dai, però è bella, no? Sì. È la città della svolta. Tanto è il lavoro che faccio che conosco quasi tutti. Sì? Sì. Cosa fai? Lavoro da Melli, panificio Melli. Ah. Quindi è più riconosciuto della zona. Chi fa male? Infatti, sei tutta incastrata qua. Chi fa male? Quindi ce lo consigli, quando vieni lì sappiamo dove andare, Eh insomma. sì, mi seguo io. Allora, sarà fatto. Allora, ti faccio qualche manovretta, sentirai dei rumori tipo lo scrocchio delle dita, non sentirai nessun dolore, solo rumore. Va bene. Stop, occhio ai capelli che sennò te li tiro tutti, ok, giù, bella morbida, brava, uno, bella morbida, e due, dolore? Buono. Ti faccio mettere sul fianco da questo lato qua. Vieni giù, brava, vieni più vicino a me col sedere. Metti il gomito qui, il braccio a me. Questa pieghi, brava. Ora, questa qua dritta, questo tenuto piegato. Inspira, fuori, molle, 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 fuori l'aria bene. Eccolo qua. Aspetta, però. Fianco di qui, è strano, vero? Sì, è un po' strano. Vieni vicina, vieni, 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 ancora, ancora, vieni, 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 stop. Ma il principio della manovra è identica, quindi tu stai bella morbida, faccio tutto io. Sono andato male. Ok. Brava, esatto. La testa però stavolta la mettiamo così. Inspira. Fuori bene. Ok, bene. E cominciamo a ragionare adesso. Poi. Vieni un pochettino più in qua, braccia a me, uno, braccio a me, mi fai un bel respirone, giù le gambe, inspira bene e fuori l'aria. Questo è buono, inspira e fuori. Questo mica tanto, eh. Ti faccio mettere la pancia in giù, vai. Testa nel buco e le braccia, o qua sotto c'è un pomellino oppure dietro lungo i fianchi. Molle, molle, brava. Dimmi se dolori, eh. Quel collo lì non mi è piaciuto, era molto Sì. ipomobile, si dice, cioè le strutture interne si muovevano molto poco. Sì, è vero. Il problema che cos'è? Che quando una struttura si muove poco, le altre per compensare si muovono di più e poi si infiamma la struttura muscolare attorno. Quindi meno male che abbiamo liberato un po' tutto, ok. Allora, mettiti seduta, come eri prima con le gambe di là. Seduta Gambe normale. di là, sì, verso la scrivania.
Vieni un filo indietro col sedere. Ora, così, bravo. Ti risposto i capelli, giro il collo a destra, senza le braccia, verso normale, bravo. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito, gira a destra, bravo. Mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso. Mano gomito e un pochino spalla. Ok, quindi è migliorato. Andiamo qua a sinistra. Aspetta che ti sposto questo ciuffone qui. Vai, gira, sì, ok. Allora, mano, gomito e anche un po' la spalla. Bene, abbiamo migliorato il rendimento. Va bene. Qui è dolore? No. Qui è dolore? Ok, rivediamo la forza se è migliorata. Braccio così. Quanto dico io, spingi verso l'alto. Vai. Bene. Verso il basso. Verso il fuori. Verso il dentro. Aspetta che... Vai. Vai. Molto bello. Non mi era mai capitata questa cosa. Bellissima. Sono una persona di arti marziali in realtà. Ma sì. Ok. E ok. Allora, non avevi grosse cose. La parte un po' più delicata era questa qui. Nel senso che comunque secondo me avevi questi blocchi ce li hai molto tempo. Sì. Però devo dire che il resto non mi è dispiaciuto. Allora, mano sui fianchi. Ok. Un po' più in alto. Bravo. Quando te lo dico io, mi dai una gomitata all'indietro molto veloce. Deve essere un colpo secco. Ok. Pronta? Vai. Proprio colpo. Esatto. Uno. Vai. E due. Va bene. Le spalle sono buone. Ottimo. Allora, ti do un piccolo esercizio da fare. Ok. Dopo ne parliamo bene. E... infortuni non ne hai fatti. Non sei caduta, non hai preso colpi, no? In questi giorni no. Ok. Allora, piegati in avanti per vedere le punte dei piedi. Torna su. Al centro del lettino. Ruota a destra. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso. Perfetto. Anche viso, sì. Anche viso. Vai a sinistra? Stessa cosa? No, manca il viso. Ok. Migliorare questa rotazione. Braccia dritte. Spingi verso l'alto. Spingi verso il basso. Verso il fuori. Verso il dentro. Ok. Qualche piccolo blocco, ma super gestibile. Wow. Allora, mi faccio giù. Vai, al buco, braccia giù. Qui è male? Se compriamo qui, questo scende uguale? Uguale. Se compriamo qui, scende uguale? Scende. Ok. Non è piacevolissimo quel vero. Allora, parte con tutto questo, eh? Dolore o solo fastidio? Fastidio. Ok. Beh, sei anche brava, non dici niente.
Allora, pancia in su. Un bel respirone a bocca aperta. Fuori. Di nuovo. Fuori. Fai anche palestra? No. Stretching, esercizi, potenziamento non ne fate all'interno del... Sì, stretching e potenziamento. Braccio, spalla, spalla. No, sentirai un po' di rumoracci strani. Non ti farà male, eh. Vada tranquilla, inspira. Fuori l'aria. E uno. Inspira. Fuori. E due. Fianco sinistro di qua. Girati così. Vieni quello più vicino. Un braccio qui, giù la testa. Gomito, gomito. Guarda, ti sentirei cadere ma non cadi. Lasciatelo morbido. Inspira. Fianco destro. Uno. Due. Stavolta un po' fuori. Inspira. Fuori. Ok. Beh, sei brava però, eh. Non dici niente, niente, niente. Ok, tutta più su. Questa è quella un po' più traumatica, eh? Uh-huh. Zero dolore, ma la prima volta è un po' più spaventosa. Sei pronta? Sì. Vado? Sì. Allora, male, male giù il collo. Male, male giù il collo. Bravissima. Ok. Mettiti seduta. Con le gambe verso la scrivania con le mani. Ok. Gira a sinistra il collo, inserisci il viso. Va bene. Benissimo. Vieni un filo indietro col sedere, metti le mani sui fianchi a questa altezza qua. Quando te lo dico io, mi dai un colpo all'indietro con il gomito. Ok. Molto veloce, eh? Pronta? Vai. Pronta? Vai. Più forte? Ok. Molto bene. Oggi non ti alleni, no, perché è festa? No. E questo video giustamente è durante il giorno della Befana, però la chiave di oggi nei commenti è Befana, giusto per... Allora, piegati in avanti con il collo, brava, e scendi con la schiena. Torna su. L'ultima volta, piano 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 stavolta. Ok, su. Molto bene. Tre bei respironi e bocca aperta, vai. Direi che ti do un bel 8 di voto, eh? Bene. Beh, ci siamo. Aspetta di peggio. No, dai. Ok. Allora, oggi domani potresti avere un po' di fastidio. Non far sforzi, cerca di non fare nessun movimento strano. Basta. Lunedì volerai praticamente. Ottimo. Ok. Girati verso la finestra. Aspetta che ti sposto i capelli, eh? Perfetto. Ok, comunque dolori non ne hai, facciamo solo un bel controllo.
Fai sport? Palestra. Ok. Gira il collo a destra. Così. Vale. Così. Gira a sinistra. Ok, rigira a destra. Ti fa male questo punto? No. Questo punto? No. Questo punto qui? Poco. Qui? No. Ok. Mettiti seduta al centro del lettino. Seduta? Sì. Braccia dritte, spingi verso l'alto, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro. Bravissima. Mani sulle spalle, spingi in alto la coscia. Bravo. Anche questa. Spingi in fuori la gamba, spingi in fuori la gamba. E la forza è molto buona. Dimmi se mi senti uguale destra e sinistra. Se sia un lato che senti un po' di più. Uguali? Il destro sento più. Senti un po' di più il destro? Sì. Allora, vieni a pancia in su. Testa di qua. Braccia lungo i fianchi. Così. Guarda le gambe. Ok. Dimmi se ti faccio male se comprimo qui. No. Qui? No. Qui? No. Qui? No. Se sposto così? No. Se sposto di qui? No. Ok. Sì, più o meno. Ci ho fatto un mese col gesso, poi un mese ancora fermo. Non ti ha dato problemi comunque? No. Cioè, a volte lo sento, però... non tantissimo. Cambio temperatura, hai sentito? Esatto, sì. Ho fatto quella specie di scossettina. Sì. Hai fatto un po' di rinforzo? Cavoletta percettiva, hai mosso il piede, no? Anche se mi ha detto di farlo. Ok. Vabbè, sei onesta, va bene. Dimmi se hai dolore, Dolore? Senti tirare qua dietro? Sì. Ok, giù. Sì, sì. Stessa cosa, piega, 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 piega. Molle, molle. Senti tirare? Sì. Ok, ma la schiena non ce l'hai? No. Io spingo di qui, tu resisti alla mia spinta. Pronta? Vai. Ok, giù. Inspira, fuori. Quante volte alleni? Tre? Quattro? Tre o quattro, dipende dalla settimana. Ok. Prima di fare palestra hai fatto altro come sport? Nuoto, basket, danza, un po' di tutto. Wow. Male la testa non ce l'hai mai? No. Ok. Qui è dolore? Qui è dolore? No. Qui neanche? No. Okay. Allora, vieni a pancia giù. Testa nel buco. Brava, braccia dietro. Così. Dimmi se male. Questo è molto rigido, non ti faccio male se schiaccio? No, poco. Qui? Mm-hmm. Qui? No. Ok, se sposto in questa direzione? Mm-hmm. Se sposto di qua? No. Ok.
quando fai stacchi o comunque fai l'arto inferiore, fai gambe, non hai male alla schiena? Dove? Un Qui? po'. Forse sì. Qua? No? Sì, a volte. Quindi un po' più la parte bassa Sì, qua comunque. anche sopra. Ok. Morbida, morbida. Brava. Quando rompi qualcosa, soprattutto nel piede, poi il corpo per difesa ti carica il peso dalla parte opposta, quindi comunque il bacino e la lombare vanno a compensare. Adesso la liberiamo e vedrai che poi non avrai più problemi. Allora, pancia in su. Sì. Ok, qui. No. Qui. Quindi questo sì. Ok. Sì, questo sì. Se comprimo qua, questo scende, aumenta o rimane No, sento di meno, uguale? Ok. un po' di Se meno. comprimo qui, scende, aumenta o rimane No, così rimane uguale? Ok. Se comprimo qui, scende, aumenta o rimane uguale. Rimane uguale? Quindi con questo è meglio. sì. Sì, proprio così. Piega. Morbida, morbida, morbida. Bravo. Allora, gira sul fianco verso di me. Sul fianco, Di qua. Da. ma mi devi dire che Sempre sono sdraiato. stanca. Così, perfetto. Giù. Vieni leggermente più vicino col sedere. Stop. Come quando scrocchi le dita. Stessa cosa. Perché questo non è, ovviamente non è andata. Così, così, il braccio a me. Molle, molle, giù la testa. Brava. Gomito, gomito. Lascia cadere la gamba. Giù, bravissima. Sei pronta? Vado, inspira. Fuori l'aria. Bravissima. Poi, fianco, ma di qua. Vieni più vicina. Ok, sempre giù sdraiata. Braccio qui. Questa stavolta la drizzi e la porti fuori. Bravissima. Così. Adesso ti sentirai cadere, ma non cadi, eh. Il collo lo mettiamo per così. Giù, 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 giù. Pronta? Dentro bene. Fuori l'aria. Eccola! Perfetto. Ok, gambe belle dritte. Quei punti che ti dicevo sono molto sovraccarichi, quindi non liberano tutto, la colonna comincia a muoversi come deve, i muscoli lavorano in maniera più efficiente. Quindi poi quando fai gli stacchi soprattutto vieni leggermente più in qua, braccio a me, spalla, spalla. Stessa cosa, se senti rumore non spaventarti. Dentro bene l'aria, fuori bene. Ok, torna al centro, vai un po' più in alto. Le metti quelle sollecchine morbide nelle scarpe, quelle dell'altro show, non le No. metti niente. Le lasci nella scarpa, non sono plantari, sono proprio effetto ammortizzante, lo lasci nella scarpa e ti aiuta un attimino a ammortizzare di più. Ok, sei pronta? Vado? E due, wow! Vabbè, sei andata brava, non mi hai fatto resistenza. Adesso Era la parte piedi. che mi spaventava di più. Sì, Sì, dai, è andata, basta, ormai è dai. tutto in discesa. E lo ripetiamo tra un mesettino e vediamo un attimino come stai, male, male. Comunque formicolie ai piedi non ne hai più, soprattutto quello che No, ho. No, non ne hai mai solo una avuto. parte che ho formicolio ultimamente è questa. Ok, che in realtà librando la lombare fa questa traiettoria, quindi sì, passerà anche questo. Da quanto ce l'hai?
E da un po', cioè ce l'avevo già l'anno scorso e mi è tornato quest'anno. Ok. Con la rottura del piede. Male qui? No. No, era la lombare, quindi vuol dire che già prima della rottura qualcosina in lombare Eh c'è. Noi sì. siamo fatti nelle simpatie autostrade nervose, partono dalla colonna e poi vanno e percorrono il corpo. Se c'è qualche blocco ti dà un sintomo di questo tipo, che è lungo, un dolore molto lungo. Perché l'anno scorso mi allenavo di più in palestra, è più pesante. Ok. Seduta, gambe di là. Allora, mano sui fianchi. Così, pollice dietro, bravissimo, un po' più in alto. Tutti e due? Sì. Allora, partiamo dalla destra. Quando te lo dico io, mi dai una gomitata verso l'indietro. Deve essere un colpo secco molto forte. Pronta? Ok. Come se adesso dammi una gomitata. Ok. Pronta? Vai. Ok. Pronta? Vai. Bravissimo. Molle, molle. Bravissima, fa strano, Sì. eh? Non sei abituata. Ok. Adesso, dimmi se è male se comprimo questo Un po'. muscolo. Questo. Se faccio così. Se faccio così. Poco. Ok. Questo è quello più fastidioso. Sì. Okay. Se ti faccio alzare il braccio, mantienimelo così. Diminuisce, aumenta o rimane No, rimane uguale? Ok. Diminuisce, aumenta o rimane uguale. Diminuisce. uguale? Diminuisce, aumenta o rimane No, rimane peggio uguale? Quindi forse. meglio così. Sì, Riproviamo, tienila così. a metà. Così è Ok, meglio? sì, così Ok. sì. Stai bella molle? Bravissima. Giù. Un po' contratta, eh? Ruotami il collo a sinistra. Brava. Aspetta che spostiamo Aspetta. meglio. Bravissima. No, così va bene. Torna al centro. Allora, ruota a sinistra. Ok, torna al centro e ruota a destra. Ok. Riproviamo un attimo la forza. Sempre braccia belle dritte, così, guarda dritto anche con gli occhi, brava. Spingi in su, spingi in giù, spingi in fuori, spingi in dentro, benissimo. Oggi non te la devi, giusto? No. Perfetto. Allora, questo fa rumore, ma zero dolore, senti. Ok. Quindi non ti preoccupare. Ok, allora fammi tre respironi, vai. Uno, due,